Salve gente, nuovo video, continuiamo con il Conky Weather Full HD. In questo video parliamo della mappa e dei terremoti. Quindi, l'altra volta eravamo arrivati a questo punto, ce lo vedete a schermo. Quindi adesso andiamo ad avviare quello che io ho chiamato mappa. Allora, vi mostro il file di avvio. Eccolo qui, lo vedete evidenziato con TRC trattino basso o open weather map map. Quindi adesso inseriamo il comando nel terminale e lo avviamo. Eccolo qui, lo vedete. Allora, questa che si è aperta è una finestra fissa, non si può spostare. Vedete, se io col mouse passo si sposta quello che c'è all'interno della finestra. È possibile ovviamente anche spostare la finestra, ma un passo alla volta. Allora, intanto andiamo a vedere il conky, quello di avvio. Ve lo apro, eccolo qui, è un normale conky. Qui ci sono le solite configurazioni del conky e qui il conky dice di avviare il file Python denominato map.py. allora, chiudiamo questo e andiamo a vedere il file .py. Allora, eccolo qui, lo vedete. Allora, per chi non conoscesse Python, d'altronde io non lo conosco, il cancelletto significa che è un commento, quindi non è un'istruzione che viene eseguita dal programma. Io l'ho lasciato qui, probabilmente adesso decido se o eliminare tutto quello che è commento oppure lasciarlo. Voi sapete che se trovate un cancelletto è un commento. Allora, qui va bene, si ottiene sempre la home in automatico e qui viene messo l'URL. Ce ne sono due, come vedete, questo qui che è a commento, che è quello di Open Weather Map, che potete aprire in un browser, oppure questo qui che è sempre apribile in un browser. Adesso lo apriamo così vedete. Eccolo qui, il browser, vedete, è un normale sito. Vi riporto là. Allora, come vedete qui ho inserito questo di default, perché io voglio che quando si avvia la mappa di default ci sia la mia zona dove abito io, insomma, più o meno zoomata. Come faccio a cambiare questo link? Semplice, voi scrivete questo link sul vostro browser. Se vedete, man mano che vi spostate cambiano le coordinate qui sul link dell'indirizzo. Quindi voi posizionate la mappa come dove volete, zoomata più o meno, e tutto viene salvato qui all'indirizzo del sito. Qui ci sono le impostazioni, potete scrivere la vostra lingua, la risoluzione, insomma, settate quello che volete, che il sito poi in automatico lo salva. Qui sulla destra vedete c'è temperatura, temperatura percepita, percepita, salvate quello che volete come default. Ecco, per esempio, che ne so, ecco, perfetto, volete questa, la visione satellite con tutti i movimenti. Qui vedete, vi ha salvato coordinate geografiche, la modalità e tutto quello che c'è da salvare. Copiate questo link qui dove c'è scritto URL all'interno degli apici e voi in automatico, quando il conky aprirà la mappa, vedrete, eccola qui, la mappa. Adesso vedete questa, se mettete il link in descrizione qui nel browser vedrete questo qui che vi mostra il browser. E quindi poi vediamo, ok, due link, poi c'è questa istruzione qui, vi ho messo i parametri che utilizza la finestra della mappa, quindi sono tutti a commento, voi potete selezionare il parametro che volete e cambiarlo. Vedete, c'è il titolo, perché è possibile mettere un titolo sulla finestra. Adesso la finestra non ha cornice, vedete, perché io ho settato senza cornice, oppure di default è senza cornice, non mi ricordo. Comunque senza cornice, nel caso voi vogliate la cornice ce la mettete, potete pure scriverci qualcosa all'interno della cornice, potete modificare ovviamente la lunghezza e l'altezza, potete posizionare la posizione con x e y. Ecco, per esempio Guy, vedete, io ho scritto il nome, se voi mettete Guy true avete la cornice, oppure il background, potete cambiare il background, potete, ah no scusate, la Guy è un'altra cosa, è il frameless che è falso o vero. E poi cosa c'è? On top, che è false di default, minimizza e altro, resizable, true. Quindi vedete che questi sono quelli a commento. Nella mia istruzione, cioè questa qui, c'è scritto easy drag uguale false.
Se fosse stato true, voi potreste muovere cliccando col mouse, invece di muovere l'interno della finestra, potete proprio muovere tutta la finestra. Questa è la mia lunghezza, l'altezza, on top false perché deve stare sotto, queste sono le coordinate, x250 565 vuol dire che x250 565 si forma lì, frameless, true, senza cornice, e basta. Poi c'è anche questa istruzione qui che avvia appunto la finestra, che queste sono di commento, sono le opzioni che potete mettere, perché si può anche regolare, che ne so, la trasparenza, il debug, la localizzazione, eccolo qui, l'RGB. Qui non ce ne sono, sono tutte quelle di default. E questo è quanto per la mappa. Quindi per il momento la mappa è conclusa. Ovviamente questa finestra qui è interattiva, la vedete, perché qui posso cliccarci, posso regolare, per esempio in questo caso mi mostra la velocità del vento, posso regolare le precipitazioni, satellite, eccolo qui. Ovviamente queste non restano di default, perché di default c'è sempre il link che voi mettete, però qui ovviamente la finestra è tutta interattiva, voi potete fare quello che volete. Se magari chiudete tutte le finestre che avete sul desktop e volete vedere il tempo, vi spostate e guardate quello che volete. Perfetto, allora per quanto riguarda la mappa è questo. Adesso passiamo ai terremoti. Allora andiamo a vedere lo script. Per quanto riguarda i terremoti, qui ho messo tre conchi, voi scegliete quello che volete, o anche tutti e tre se li volete. Sono questi qui, conchi Open Weather Map EQ, Open Weather Map EQ RSS e EQ RSS 2. Allora, il primo è l'EQ, andiamo ad aprirlo. Eccolo qui. Allora, questo è esattamente come la mappa. Cosa cambia? Niente, è la stessa cosa, cambiano solo gli indirizzi. Andiamo a vedere il file conchi. Lo vedete? Il file conchi di apertura è sempre lo stesso, che avvia il file Python earthquake.py. Quindi lo chiudiamo, andiamo a vedere l'earthquake.py, che si trova, allora mi sono scordato di dirlo, allora all'interno della cartella Open Weather Map voi troverete la cartella map, dove c'è il file map.py che vi ho appena illustrato, e poi c'è la cartella earthquake, dove ci sono due file. Il terzo file è un conchi puro, quindi lo troverete fuori, dove ci sono tutti gli elencati conchi di avvio. Allora apriamo l'earthquake.py, così vediamo cosa c'è. Eccolo qui, è come l'altro, vedete, come quello della mappa. Qui c'è l'URL da aprire, io ho scelto questo, voi potete metterci quello che volete. Qui ce n'è un altro messo a commento, che è quello di Open Weather Map, le solite opzioni a commento per l'istruzione. Questa è la mia istruzione, e queste sono le opzioni per la creazione della finestra, e questa è l'istruzione che apre la finestra senza opzioni. Ecco, lo stesso vale lo stesso per quello che ho detto riguardo la mappa, ovvero questo link qui lo aprite in un browser. Adesso lo apriamo, così vedete. Ecco, questo è quello che vi mostra il browser. È un link normale, un sito normale, non c'è niente di che. Io ho deciso di mettere questa, ma voi potete mettere qualsiasi finestra vogliate. Se non vi piace l'elenco così che fa, potete mettere, che ne so, andiamo a vedere qua cosa fa. Andiamo, c'era una che significa che mostrava le mappe, eccola qui. Come sito di default, quando si apre la finestra qui dell'earthquake, voi potete decidere anche di mettere questo indirizzo qui che vedete, e così di default vi aprirà questo qui con la mappina. Magari a qualcuno piace di più, qui potete regolare la vista che volete, qui vi apparirà aggiornata la piantina. Allora, cosa c'è da dire di queste due finestre? Allora, queste due finestre qui si comportano come due finestre normali, quindi se io adesso cliccassi su mappa verrebbe passata in primo piano e nasconderebbe la finestra questa qui dei terremoti. Quindi come volete posizionare queste due finestre? Se le posizionate in questo modo, dovete avere da qualche parte un appiglio per il mouse in modo da evidenziarle, altrimenti potrete fare sovrapposte una sopra l'altra, diminuite la dimensione della metà della finestra del tempo della mappa qui, e sotto ci mettete quella dei terremoti, come volete voi, insomma decidete. Per regolare la dimensione della finestra ve l'ho mostrato, questa qui è l'earthquake.py.
poi questa è la larghezza, vedete, è di 730 pixel, questa è l'altezza 470, e queste sono le coordinate x e y. Quindi voi non fate altro che mettere questa della stessa lunghezza della mappa e questa qui la dimezzate. Dimezzate questa anche nella mappa e vi vengono due finestre sovrapposte una sopra l'altra. Dovete modificare l'x e y e metterli uguali a quelli della mappa. Oppure, insomma, fate come volete, insomma, decidete voi. L'opzione c'è. Adesso vi mostro che se clicco sulla mappa mi si nasconde quella dei terremoti. Eccolo qua, avete visto? E adesso non posso più selezionare quella dei terremoti. O lo posso fare ovviamente dalla barra qui sotto, dalla barra di sistema, ogni volta. Ok, quindi decidete voi come posizionarle. Adesso andiamo a vedere il secondo, con chi che si occupa dei terremoti, che è questo qui evidenziato, il Conchi RC-OQM EQRSS. Questo non è un mio progetto, è un progetto che ho trovato in rete. Adesso lo avviamo. Eccolo qui. Lo avete visto? Adesso è posizionato lì. Allora, ve lo posiziono più in basso, datemi un attimo. Ok, l'ho posizionato più in basso, come vedete però, essendo un Conchi che ovviamente ha la precedenza sulla finestra Python, questo va sotto la finestra Python. Quindi ve la chiudo un attimo, eccola qui, l'ho sistemata un po' meglio, la vedete qui, Earthquake RSS Feed, e vi dà gli ultimi 5 terremoti che sono successi insomma attorno al mondo. Andiamo a vedere il file Conchi, eccolo qui, lo vedete, il solito configurazione del Conchi. Poi c'è carica lo script, e lo script è questo, il earthquake rss.py. Questo è il link del sito, ovviamente se voi non volete questo sito ne mettete un altro, quello che vi piace di più. Ok, andiamo a vedere il Python. Eccolo qui, questo ripeto non è un mio progetto, vi lascio in descrizione il link, ce lo avete. Quindi questo è il progetto del Python. Ovviamente avete anche per questo progetto dovete installare FeedParser, vi ho messo il link in descrizione. Ecco, questo è il progetto, per chi volesse approfondirlo se lo può modificare come vuole. Ok? Bene, allora ovviamente dovete posizionarlo in base a come posizionate le altre finestre, cioè quello della mappa se volete utilizzarlo, oppure quello della mappa dell'earthquake se volete utilizzarla. L'ultimo earthquake è un Conchi puro, adesso ve lo mostro, è questo file qui, il Conchi RC-basso Open Weather Map EQRSS2. Lo andiamo a caricare, eccolo qui, lo vedete, si è caricato. Ovviamente ha sovrascritto quello che c'era prima perché non l'ho chiuso, comunque voi ovviamente lo posizionate dove volete. Andiamo a vedere il file Conchi, che c'è solo quello. Eccolo qui, è un file Conchi puro. Configurazione. Qui c'è l'intestazione, vedete, che sarebbe questa qui rossa che vedete. Poi c'è il sito, l'RS, eccolo qui, da dove prendere i dati. Ovviamente se non volete questo sito, ne dovete scegliere un altro. Ovviamente un sito che abbia la possibilità di farvi acquisire i dati RSS. Questo qui corrisponde a mag e place che vedete qui, poi c'è scritto type and value. Ecco, vedete, sono comparse i terremoti e queste sono le istruzioni per prendere i terremoti. Questi qui sono i primi 18. Dopo, come vedete, qui ho messo a commento ulteriori terremoti, anzi sono 19, i primi 19, e se volete attivarli li attivate, basta che cancelliate qui il cancelletto. Poi c'è la linea tratteggiata, eccola qui, e poi la spiegazione di queste sigle, le vedete qui, MD, ML, qui c'è scritto ML è un magnitudo locale, MV magnitudo del momento, magnitudo eccetera eccetera, insomma. Qui il numero della magnitudo 2.2, 2.3 e il luogo dove si è verificato. Anche questo lo posizionate dove volete, con questi parametri. Allora, questo è il gap da sinistra dello schermo, cioè 1230 pixel,
e questo è il gap dall'alto, cioè 540 pixel. Voi lo posizionate dove volete. Queste sono le dimensioni e fate un po' voi, insomma. Se non vi piace, come ho detto, cambiate sito, cambiate link qui. Ovviamente dovete cambiare il link anche qui. Quindi direi che ho detto tutto. Il Conky Weather, Full HD è finito perché non ci sono altre opzioni. E quindi il prossimo video metterò in descrizione il link del progetto e farò un video tra virgolette di conclusione, mostrando anche le trasparenze, tutto il Conky operativo, mostrando anche le trasparenze per vedere appunto come si comporta. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.